Siamo al Corsini Ristorante e siamo qui perché ci sono i Cugini di Campagna, un gruppo che ci fa sognare, ci fa ricordare gli anni più belli della nostra giovinezza con le loro canzoni. Secondo me hanno fatto, chiedo scusa, hanno fatto, ci hanno messo un'altra password. Okay. Anima mia, cioè.
Com'è? Tutto bene? Sembra un piacere vederti. Fammi salutare il professore. Da poco, parliamo subito. La mia parte, la faremo più presto. Buonasera. Facciamo una cosa veloce con il capo e il vice capo. No, come no? Sono l'ultimo degli ultimi. Allora, col capo sì. Lo sai che è conto? Pure quello. Altro? No, conta più di tutti. Borghese. Sì. Un attimo. Dove stanno? Quell'altri mancano. No, stanno venendo. Arrivano. Non ha un significato. Elio è un catalizzatore di virtù, di potenza, di intelligenza, di vettori comunicativi, di amicizia. Anche. Elio Belmonte è profumo di qualità. Lo sai da quando lo conosco? Saranno 20 anni e più che lo conosco. Fortunato te, fortunato. No, 20 anni e più che ci conosciamo con lui. Vabbè, abbiamo perso un po'... Vabbè, è normale, perché vogliono c'è la vita sua. Lo saprà Calabria Patine. Come si ritrova a Calabria? È così, ci si ritrova. E certo. Vabbè. Un altro santo. Sono venuto a vedere. C'è un santo che è tufolato. Il nostro è Atanasio. Ecco. Voglio sempre dire litania a Pasqua. Santa Atanasio, presto per noi. No, non è quello. No, non è quello. Allora sbagliato. Ho sbagliato Atanasio. Mi sa che dobbiamo non ho capito come fai a sapere di Atanasio. No, semplicemente perché quando vado a D lo vado a nei litanie. Noi dobbiamo chiamarvi. Grazie. Grazie a voi. Iniziamo con lui o con te? No, con lui. No, in generale. Possiamo con lui. Con tutti quanti. No, poi ho detto. A uno per uno. Vado dal capo. Ah. No, io non sono il capo. Vabbè, io non sono il capo. Ah, così a parlare. Sì. No, vabbè, riprendiamo. Noi abbiamo un canale YouTube. Che siamo seguiti soprattutto all'estero. Anche qua in Calabria più emigranti. I calabresi stanno dappertutto. Molti anche in Calabria, però all'estero non ci chiamano. Dove? Ci esattamente dove? Noi siamo, è un gruppo che di Sant'Emetrio, Santa Sofia, il paese di Bisignano, dove ci siete stati già a suonare. Infatti chi riprende è di Bisignano e andiamo in giro, facciamo vedere le eccellenze calabresi che ci sono. Ma no, la Calabria, quando si parla di Calabria si parla di altre cose e noi vogliamo invece far vedere le cose belle. Ce ne sono tante. Ce ne sono.
Siamo San Demetrio per la festa di San Demetrio Megalomartire. E qua vicino a me, in questo tavolo, in questo ricco tavolo, ci sono i cugini di campagna. Prima, parlando con mia moglie che ha fatto una foto con voi, cugini di campagna, nomadi, Mattia Bazzar, cioè sono nomi indimenticabili, gruppi indimenticabili. Parliamo di anni, ma sì, ma non solo di anni, ma di musica, di storia della musica italiana, è vero? Sì, ma oddio, a noi ci fa piacere questo, per carità, però io volevo sottolineare una cosa: complimenti per questo paese, eh? Veramente non me l'aspettavo, perché è molto organizzato, bene, pulito, e poi anche questo paese ha una storia, eh? Certo. Una storia molto antica, e vedo che anche qualcuno del comitato, anche c'è un liceo qui, sì, quindi è fondamentale. Ho fatto il liceo qua, molti hanno fatto il liceo qua. E noi quindi siamo contenti di fare questo bello spettacolo, che speriamo sia di gradimento. Siete seguitissimi. Io parlavo prima in paese e mi hanno detto: no, noi saremo tutti a San Demetrio a seguire i cugini di campagna. Una bellissima accoglienza, siamo molto felici, ecco, di stare qui questa sera, e abbiamo visto la gente molto come se fossimo a casa, ecco, diciamo, in famiglia. Quello è importante. A noi fa piacere questo. È importante, è vero. E poi questa ospitalità, vedete, questo mi sembra un pranzo matrimoniale, ecco. È la campagna. Vabbè, qua. Qui al Corsini è particolare, poi sì, voi assaggerete qualche cosa di particolare, perché bisogna contenersi, perché bisogna suonare. Sì, ma infatti, se no succede un macello. Le gioie vanno su e giù. Poi noi, reduci dell'isola, abbiamo dimostrato di saper dimagrire. Molti dicono che bisogna andare all'isola per 18 kg. Io ho preso 18 kg, infatti è stata un'esperienza molto rimessa adesso. Ma comunque, a parte, fosse solo per dimagrire sarebbe una buona cosa, ma lì ci sono delle conseguenze anche fisiche, che fanno molto male. Comunque, vabbè, vi ringrazio adesso, un saluto a tutti. Diceva Mario che inizieranno a portare. Okay. Sì, grazie, molto gentile. Due parole me le dire. Ho parlato con un fratello, ma... ci mancherebbe altro. Perché prego. Non è molto un fratello. No, aia. Parlo velocemente. Che succede? Sta facendo un messaggio. No. Sì. Mi dicevano gli altri. Sì. Un'accoglienza particolare qui, ma non in Calabria, non a San Demetrio, ma in Calabria in generale. Voi, come dicevo a loro, voi, Mattia Bazzani, i nomadi, ormai siete il mito della musica italiana, le band più rinomate in Italia. Ma è così. Cioè, nessuno, anche un bambino, conosce i cugini di campagna. Sì, li conosce. Perché ognuno ha un modo e una chiave per leggere e per capire il nostro gruppo. La cosa bella è che uno può essere accogliente, per carità,
Ma quando hai queste qualità come quelle della Calabria, dalla cucina, dalla bellezza, dalla schiettezza della gente, l'accoglienza è qualcosa che fa ancora più piacere, fa sempre piacere, però quando stai in Calabria ancora di più, questo lo diciamo. Ma questo è un piacere mio e di tutti quanti. Ma poi è stato un comitato straordinario, da tutte, pieno di donne, di signore operative proprio, no? No, fa vedere che c'è comunque una volontà da parte di tutti. Vogliono e tutti partecipano. Chi rimane fuori rimane un attimino così, ma perché posso entrare anch'io a far parte? Segno buono. Fino a che poi il comitato diventa tutta la città. E allora c'è bisogno di un altro comitato. Stasera qualcosa di particolare. Stasera l'unico problema è che se ci mangiamo troppo tutto quanto poi rotoliamo, quindi ci stiamo gestendo, cerchiamo di mangiare le cose più importanti. Sarà una bella serata. Sicuramente. Sarà una bella serata, già siamo pronti, ci sentiamo caldi e poi siamo abbastanza riposati. Insomma, mica tanto, stiamo facendo un sacco di serate, ho provato a dire una bugia, non ci sono riuscito. Ma deve essere così, deve essere così. Certo. Grazie mille. Grazie a te, grazie, a dopo. Una gentilezza, no, io faccio soltanto un'altra domanda, sì. Perché ultimamente in agosto siete state a Bisignano, avete avuto un successo strepitoso, ne stanno parlando ancora oggi, io vengo da lì, onorato, e hanno detto che avete fatto un concerto veramente, veramente bellissimo. Speriamo che non ci sia mai motivo affinché venga meno il piacere delle persone, siamo felici e speriamo di fare una bella serata anche stasera. Oh, la voce ce l'ho, ecco, ritornata, tutto a posto, meno male. Grazie mille, buon pranzo e buona cena. Buona pranzo. Cena. Vabbè, se poi rimaniamo da domani a pranzo. Ma per noi farebbe piacere. A posto, ragazzi, domani a pranzo qua. Al Corsini si mangia bene. Sicuramente, già si capisce tutto. L'ambiente già si intuisce. Si capisce tutto, sicuramente. E adesso vediamo le portate che arriveranno. Vediamo e mangiamo. Elio, mi sa che è un po', perché dice che dovete andare sul palco. No, meglio mangia pure lui, non ti preoccupa, Andretta. mangia, perfetto. Andiamo soltanto alla battuta. Una battuta, ho parlato già con gli altri, chiudiamo in bellezza. No, è così, non lo so, ho capito, quando tocca in questa maniera non sarò molto spiritoso, ma lo capisco. Siamo a San Demetrio, già mi dicevano gli amici tuoi, un'accoglienza tutta diversa e particolare venendo qua in Calabria, sì. Vero? La Calabria, se non vuol dire qualsiasi cosa. Ma poi la distanza che c'è, poi per venire qui noi abbiamo fatto, oddio, che abbiamo fatto, non so, dovevamo passare per era meglio per Sibari, ma abbiamo sbagliato. Però abbiamo visto un'infinità di colline, di montagne bellissime, e perciò siamo rimasti abbastanza colpiti da questo solipsismo che c'è proprio in Calabria. È bello per questo, perché ogni cittadina è a sé. Poi abbiamo saputo, è venuto il nostro presidente ieri, l'altra volta. Era venuto il nostro era già venuto. Qui spesso sono venuti, ma cose bellissime, perciò siamo rimasti molto contenti, perché poi hanno detto voi sarete la ciliegina alla tortina come chiusura, ancora più contenti. E poi, a noi soprattutto adesso, perché vedo che sono arrivate certe specialità nostrane, perciò ti dico, ti voglio tanto bene, ma vedi dannartene. Buon appetito.